Concorsi di bellezza, eventi da favola e atmosfere glamour. Per anni da qui è passato il meglio del jet set italiano. Al suo nome nei favolosi anni 60 e 70 erano associati appuntamenti come Miss Italia e il Festival della Canzone Italiana. E personaggi del calibro di Daniele Piombi, Domenico Modugno, Mike Buongiorno e Fabrizio De André. Il 501 Hotel, salotto perfetto di quel giardino sul mare cui molti guardano ancora oggi con nostalgia, rimpiangendo i tempi andati della Grand Air Vibonese, quando nella vecchia Monteleone passavano i pezzi da 90 dello spettacolo e della moda, gli imprenditori di successo, la politica che conta, facendo di un'anonima cittadina di provincia un punto di riferimento in Calabria e non solo. Sono gli anni in cui prende forma un'area industriale tra le più importanti della regione, quando colossi come Eni e Talcementi decidono di mettere radici nel Vibonese, avviando un sogno industriale destinato a spegnersi mestamente nel giro di qualche lustro. Sono gli anni in cui si respira benessere e fiducia nel futuro, e il 501 Hotel è uno dei simboli di quei tempi d'oro. Poi il crepuscolo, una crisi infinita che mette in ginocchio imprese e consumi e non risparmia neppure il settore alberghiero. Tra fallimenti e curatele si apre una fase giudiziaria che appanna i lustrini e spegne i riflettori, ed ora la fine impietosa di un emblema di Vibo, ultimo triste capitolo nella storia della gloriosa struttura, metafora del lento declino di una città in cerca dell'identità perduta. Stefano Mandarano per la CNews 24.